Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa, dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi, come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenzie con estratti naturali, la migliore qualità a 1,70€. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Nasce oggi lo showroom e laboratorio di cucina di Intesa Grandi Impianti, un punto di riferimento per il Ponente, per il mondo dell'hotelleria, della cucina, del bar e non solo. Sì, questo è un progetto che già da anni ci stavo lavorando, finalmente siamo arrivati a compimento di un'operazione importante per noi, importante a livello aziendale, e su questo devo dire grazie a tutte le mie aziende che rappresento in maniera ufficiale, quindi Electrolux, Carpigiani, Moretti, e quindi mi hanno dato una grossa mano per arrivare al punto di realizzare questa magnifica showroom, che vuole essere una showroom ma vuole anche essere un luogo di formazione, informazione e di studio proprio per tutti coloro che ruotano nel mondo Horeca, nel mondo della ristorazione, della pasticceria, della gelateria, della pizzeria, del bar. In questa realtà si trovano un po' tutte queste realtà che vi ho appena menzionato, si trovano i forni per la pizza, si trovano i forni per la pasticceria, si trovano le attrezzature da cucina, si trova il bar, si trova qualsiasi realtà. E la cosa bella è che in questa sede, oltre che poterle venire a visionare, possono anche essere provate, quindi sono tutte macchine, come si può vedere, che sono in funzione, messe a disposizione degli chef e degli operatori. Organizzeremo dei corsi di cucina rivolti agli chef, dei corsi di cucina di formazione, dei corsi di cucina rivolti anche alle persone normali tramite ristoratori locali, e qui devo ringraziare anche alcuni chef di attività locali che sono voluti essere presenti a questa inaugurazione, perché è veramente un punto importante per tutto il comprensorio, come lei ha giustamente detto, è un punto di partenza per la provincia di Imperia, per la Costa Azzurra, per la zona di Savona. È una showroom importante perché è una realtà che non esiste ancora in questa nostra zona. Sì, assolutamente, è una nuova realtà, una realtà che non esiste perlomeno nel Ponente Ligure. È un'occasione importante sia per quanto riguarda coloro che sono del mestiere, coloro che tutti i giorni operano con le attrezzature alberghiere, ma anche per, diciamo, le persone normali, perché qua verranno fatti anche dei corsi di cucina per professionisti, con grandi chef, con grandi pizzaioli, grandi maestri pasticceri e gelatai, ma anche verranno fatti dei corsi di cucina per i privati. A parte che c'è un marchio pubblicitario importante che è Intesa, ma soprattutto è la struttura di un nostro caro amico nonché consigliere comunale di Valle Croce. Sicuramente è un grandissimo lavoro e sicuramente è una grande opportunità per la nostra città, perché quando si accende una nuova luce in una via commerciale, sicuramente vuol dire che tra tutti siamo nel posto giusto. Fabio ha fatto un grande lavoro, ma chi lo conosce come imprenditore, come organizzatore, sa il lavoro che ha fatto negli ultimi 10 anni. Ritengo che a volte anche le divisioni politiche amministrative, perché è innegabile che siamo su due fronti diversi, ma c'è da attestare la grande capacità imprenditoriale. Io gli auguro le migliori fortune, soprattutto fiero come sindaco che nuove realtà, compresa quella di grandi Intesi Impianti, sia presente su Valle Crosia, che possa essere di buon auspicio nei prossimi mesi anche per nuove aperture, soprattutto con i corsi di cooking show che vengono fatti, che persone che magari non sono state mai a Valle Crosia per questa iniziativa possono conoscere la bellezza della nostra città. Quindi sono sicuramente felice. Oggi essere qua con questa realtà per me è un onore, perché da tanti anni cercavo di realizzare questo progetto. Ci vogliono gli spazi, ci vogliono le risorse, le idee non ci mancavano. Oggi abbiamo realizzato questa grandissima cosa. Devo dire grazie prima di tutto a tutti i miei collaboratori dell'azienda, a tutto il mio staff che mi ha sempre sostenuto su queste idee, su questi progetti. Voglio ringraziare tutte le aziende, alcune aziende ma le principali che rappresento,
Voglio ringraziare Carpigiani, Electrolux, Moretti, Laifi, Josper. Qui oggi ho anche alcuni dei capi area del nord Italia, quindi ho l'azienda in casa che mi è venuta a trovare. Questo per me è un onore ed è un onore credo anche per l'azienda che rappresento. In questa realtà non faremo soltanto un'esposizione normale, ma avremo una cucina a disposizione degli chef di tutto quello che è il campo e il mondo Horeca, anche della pizzeria, della gelateria, della pasticceria, del bar, proprio perché questo, come potete leggere nel nostro slogan, Cooking Lab vuol dire laboratorio di cucina, quindi qua si viene a formarsi, si può venire qui a creare dei momenti di studio e nello stesso tempo formare le altre persone, quindi una realtà che mancava nel territorio, mancava non solo nella nostra provincia di Imperia, ma noi lavorando molto nella Costa Azzurra questa cosa non esiste, è stata ben gradita perché tanti verranno a trovarci in questa realtà anche della Costa Azzurra, ma non solo, anche nella vicina provincia di Savona. Tante volte gli chef, e qui ringrazio Federico, ringrazio Manuel, ringrazio i fratelli Fisina che da Viale Marina sono voluti venire a essere qua in questo momento per noi veramente importante, che sono dei pizzaioli, hanno una splendida pizzeria di Viale Marina e anche loro fanno corsi di cucina. Ringrazio Alessandro Racca che è un docente della University Cartigiani con il nostro capo area Simone, ringrazio veramente tanti, ringrazio i ragazzi del marketing che ci stanno dietro tutto l'anno per cercare di aiutare questa nostra azienda ad essere sempre visibile in questo mondo che ormai i social sono diventati. E poi in ultimo, ma non in ultimo, voglio ringraziare il CNOS che oggi qua con il suo spazio vedere questi ragazzi, vedere queste nuove leve qua in questa realtà dove possono scoprire veramente il massimo della tecnologia che oggi in cucina c'è, perché qui dentro ci sono i macchinari di ultima generazione, per me è un onore anche nei confronti del CNOS, che è una scuola alla quale io sono molto vicino e quindi mi fa piacere, ringrazio Francesca, la direttrice, con tutti i suoi collaboratori e tutti i ragazzi, quindi credo che anche questa possa essere un'esperienza per voi e di queste cose ne faremo tante altre, perché poi faremo anche i corsi di cucina allargati non soltanto alla ristorazione, ma i ristoratori e gli chef mi incitano a fare i corsi anche per le persone e noi siamo organizzati per fare anche questo, quindi veramente un abbraccio a tutti quanti, a tutti gli organizzatori che insieme a me hanno voluto questa giornata, ma questo non è un arrivo, da qui adesso è l'inizio di un percorso, perché poi noi le cucine le dobbiamo vendere, perché se non le vendiamo siamo rovinati, quindi faremo di tutto per dare quello che è il nostro slogan, che lo vedete dappertutto, il servizio ci distingue, quindi grazie ai miei ragazzi e al mio staff, vogliamo essere veramente diversi dai nostri competitor perché vogliamo dare un servizio, questo oggi è un servizio che i nostri competitor non hanno, quindi siamo gli unici, possiamo dire che questa è la nostra unica differenza che abbiamo soltanto noi. Grazie ancora a Intesa di essere qui per questa inaugurazione, per questo centro formativo a livello provinciale. Effettivamente sì, la tecnica è molto importante, e conoscere le basi, conoscere comunque i processi e i procedimenti che stanno alla base del nostro mestiere è importantissimo, tant'è che io sono uno dei soci fondatori di Carpigiani Gelato University nel 2003 e sono direttore di Gelato Pastry University a Tokyo, sempre per la ditta Carpigiani, che è leader mondiale nelle macchine da gelato. Però da sempre Carpigiani crede nella formazione e perciò vuole insegnare ai propri clienti e non le basi appunto della tecnica del nostro mestiere, che sia gelateria o pasticceria, sempre è importante conoscerle ed appunto insegnarle. Giustamente queste tecniche poi devono essere comunque applicate a quelli che sono i macchinari, cioè i macchinari sono macchinari di ultima generazione, macchinari all'avanguardia tecnologica, tant'è che hanno dei controlli di consistenza molto importanti e sofisticati sulla consistenza finale del gelato, riescono a trasmettere dati, perché la macchina riceve e trasmette dati,
dà la possibilità al gelatiere, comunque anche se è leggermente lontano dalla macchina, di avere sempre in tempo reale tutto quello che sono le lavorazioni in corso, comunque i dati che la macchina ha incamerato. Giustamente le macchine sono anche ecologiche, perché comunque nella nuova linea HE si ha un'efficienza energetica che dà una riduzione dei consumi fino al 30%, e qui in questi tempi non è da poco. Anche i materiali sono giustamente all'avanguardia e rispettano le più severe normative internazionali di costruzione, tant'è che Carpigiani esporta in tutto il mondo in più di 150 paesi. Cosa direbbe a chi si avvicina a questo mestiere, a un giovane, un consiglio? Allora, intanto dico a un giovane di imparare, di avere volontà e voglia di iniziare questo percorso. Giustamente magari i media ci hanno fatto vedere un mondo magari molto dorato, però il nostro mestiere si fonda su delle basi molto importanti. Prima di arrivare ad essere uno chef, giustamente c'è da seguire un percorso che parte dalla base, perciò dalla conoscenza degli ingredienti e degli elementi di base, per arrivare poi all'elaborazione di piatti contemporanei o comunque di dolci contemporanei. Dico a un giovane di assorbire più possibile, cercare di imparare più cose possibili, non fermarsi in un posto solo, ma cercare di andare ad imparare in diverse realtà, sia nazionali che internazionali, perché il mondo ormai non è più la nazione, ma il nostro mondo è l'Europa come minimo, dopodiché c'è tutto il globo che ci può ospitare. Cioè, consiglio a un giovane di imparare più possibile, sperimentare e mettere in pratica, sempre comunque con la serietà del seguire un mestiere che comunque fa parte della nostra tradizione italiana della pasticceria e della gastronomia e della gelateria. Beh, è molto importante oggi essere qui sicuramente per vedere una location così esclusiva come quella che ha realizzato Fabio, il signor Perri di Intesa Grandi Impianti, ed è sicuramente un piacere per un partner di livello come Moretti Forni diciamo portare questo sodalizio con l'Intesa Grandi Impianti sempre più avanti e sempre nel migliore dei modi.